campo. Perché sei meglio dell'altro, allora. Vediamo un circo nano con le maglie bianche e un circo di Cesare Toni con le maglie rosse. I due capitani si scambiano la mano. Non è che per sto mai non giocando, capisci? Non devo la squadra. Batte il calcio all'inizio circa di Cesare Cavolo. Capisci che non mi diverto. Tu ci ho capato, mi sembra, eh? Sei Paolo, 600 spettatori qui allo stadio comunale. Ci poteva vedere lui, sai, stare a di lui. Poi batte il calcio all'inizio circa di Cesare Toni. Lungo lancio numero 10 per il numero 8, passa al centro e invia Disanni. Ancora la palla Mosè, lascia Marocco. Marocco al centro, bravo, buccia la palla Mosè. Lui. La palla al numero 15. Palla al Flavio, toglie la palla al Carlos Alberto, lascia Davide Huesca, sempre caro sul pallone, rinvio di Kingi che batte sul pallone il Carlos che rincorre la palla per non farla andare fuori. Passa Mosè al centro per Davio, per Marocco. Marocco prima di un uomo, tiro alto sulla traversa, primo tiro del circo moderano, alto sulla traversa, ha tirato Marocco. Ricordiamo il risultato sempre 0-0. Rimessa in gioco il circo di Cesare Toni. La batte Luis. Quindi di testa. Calcio di punizione in favore del Medrano. La va a battere Davide al centro, calza Mosè di testa, fuori. Sempre rinvio di Luis, lungo, salta Gianni di testa, passa Claudio. Claudio si libera di un uomo, cambia con Marocco, lascia Claudio, si allunga troppo il pallone Claudio, esce il portiere, parata del portiere. E il circo Cesare Toni imposta un'ovazione, perde subito la palla, rimessa in gioco il numero 7. Passa il numero 6, arriva di un uomo al centro, ferma la palla Kingi. Kingi avanza, quindi viene atterrato fallosamente, quindi calcio di punizione in favore del circo Medrano, secondo calcio di punizione in favore del Medrano. La batte Davio, rincorsa di Davio, lascia Davide, Mosè di testa, tiro, contrasta con lui, la palla rimane in campo con il numero 4 che passa prima di un capo, al centro del numero 14, poi la palla numero 14 la riconquistano, il numero 10 a caro si toglie il pallone, che lascia Davide Huesca. Marco per Marocco, Marocco sul pallone, lascia a Claudio, Claudio più in centro, si rivolge un uomo, passa Marocco, sbaglia il passaggio, rincorre la palla Davide, ma la palla va fuori, rimessa in gioco il circo di Cesare Toni, passa il portiere. Rinvio il portiere che si fa al centrocampo, la palla a Flavio, Flavio sul pallone, cambia con il numero 4. Entra in aria, perde la palla e quindi avanza. Lungo per Mosè, in corso di Mosè, lascia andare fuori il pallone.
rinvio di Kindi al volo, colpo di testa di un giocatore del numero di Cesare Tonni, palla Marocco, scambio con Marco, avanza Marco, si ferma, cross al centro e Davide non salta sul pallone, la palla doveva saltare, hai visto? Bellissima giornata qui allo stadio di Bergamo, con 600 spettatori che assistono all'incontro di calcio tra Circo Modano e Circo Cesare Tonni. Sempre 0-0 risultato. La palla Gianni Huesca, che passa a Claudio. Lascia Davide Huesca, perde la palla Davide Huesca, la riconquista Claudio. Fondo di Claudio, triangolo con Davide. Tiro di Davide, fuori. Rinvio di lui. Torna la palla Marocco. Passa Mosè. Entra in area Mosè. Lascia Davide. Tiro! Parato del portiere. Bellissimo tiro di Davide. Parato del portiere in due tempi. Primo tiro pericoloso del Circo Medrano fatto dal capitano Davide. E avanza il Circo di Cesare Togni. Lungo cross al rincorre Kindi il pallone, esce il portiere e blocca. Marco. Carlos lascia Claudio, perde la palla. Carlos contesta Flavio. Carlos a Davio. Troppo lungo il passaggio di Davio. E avanza il numero 6. Intanto prova da Davide che la palla va fuori. Rimessa in gioco del Circo di Cesare Tonni. Carlos Alberto di testa. Perde la palla. E avanza Flavio. Passa al numero 11. Contrastato da Gianni Huesca. Perde per Gianni Huesca. Avanza il numero 7. Al centro per il numero 10. Un po' di confusione. Triangolo con il suo compagno. Entra in area. Ma Kindi lo ferma. È rimesso in gioco del Circo Medrano. Rinvio di Kindi. Al centro della palla prima Claudio, ancora la palla Claudio, riesce a passarla a Davio, e passa Davide Huesca, corto il passaggio per Mosè, di testa Carlos Alberto, Marco, indietro per Carlos, ferma la palla, passa Marco, Claudio. Fuori della palla Claudio, troppo lungo il passaggio, una zona morta dove Kindi rincorre il pallone. Kindi Marocco, indietro per Carlo, che passa Davio, non arriva sul pallone. Gianni Huesca sul pallone, al centro, proprio in testa di un giocatore, la palla arriva a Marocco, che lascia Davio, inizia di Davio, che tiene la palla in campo, entra in area, cross al centro per Mosè, Mosè, cross al centro, niente, Gianni con questo bellissimo pallone, cross, per Mosè, viene anticipato Mosè, rinvio del Cesare Tonni, la palla arriva sempre a Medrano, con Davide Huesca, triangola con Davide, Davide triangola con Davide Huesca, entra in aria, Mosè, indietro, triangola con Davide, tiro, fuori,
rimessa in gioco di Luis. Davide Huesca viene atterrato, l'arbitro non fischia, passa Flavio, avanza Flavio, si ferma al centro, Marco prende il pallone, passa Kingi, rinvio di Kingi. Numero 14. Un po' malissimo. La nostra. Rimessa del circo Milano con Gianni Huesca. Indietro al portiere Lungo. Rinvio di Lungo. La palla arriva a Davio. Mette la palla a terra Davio. Scambio con Marocco. Peccato. Rimessa in gioco del circo Cesare Togni. Sai che avevo mi dimentico di stare filmato a vedere la partita. Marocco. Marocco. Passa Davide da Rocchi. Davide Dell'Occhio perde la palla, rimessa in gioco del circolino che va a batterla il numero 6 Marocco. Adavio, scambio con Marocco, perde la palla Marocco, sempre rimessa in gioco del Modrano. Davio, troppo lungo per Davio e avanza al circolo Cesare Togni. Batte il numero 16, numero 11, fischia l'arbitro, calcio di punizione, non abbatte la marca. Quindi, torna la palla Claudio, passa Mosè al centro, per Davio, sbaglia il tiro Davio, palla per il portiere. Il portiere blocca Claudio, rimpallo, la palla arriva Davide De Rocchi, indietro per Marco. Marco lascia Carlos, Davide Huesca al centro per Marocco. Marocco concentrato due uomini, lascia a Claudio Huesca, tiro di Claudio Huesca, rinvio di Luis al volo e la palla va fuori. Marco e Davide, indietro per Marocco. Calcio di punizione in favore del circo di Cesare Togni. Lungo, non riesce a prendere Marco, la palla arriva a Flavio. Flavio contro Kingi, alla meglio Kingi. E neanche atterrato Kingi in area. Davide, perde la palla Davide, avanza al circo Cesare Togni, tiro, in palla quindi poi rinvia lungo Gianni Huesca. Davio passa Davide. Davio! Controfallo. Davio! Controfallo. Oddio. Parla un po' di tutto. Vediamo che entra in aria, attenzione, pericoloso tiro! Per un pelo il circo Cesare Togni non sorprende la nostra difesa. Ha trovato impreparati i nostri difensori. Sono imprevisti, guarda. Nella fine.
fuori gioco. L'azione ha trovato inquadrato nella telecamera, c'è un piccolo contratempo. Comunque un'azione del 5 Cesare Tonnica ha trovato la difesa un po' in imbarazzo, niente di pericoloso. E vediamo che il nostro portiere Lungo rinvia. Salta Marocco, non arriva sul pallone. Però riconquista il pallone Marocco. Rinvio di Luis. Bene. Ma sta andando adesso? Sì. Sì. Vi ricordiamo il risultato sempre 0-0. Qui allo stadio comunale di Bergamo. E avanzano i rossi. Sluccia la palla marcia, numero 11, entra in aria. Pericolosa azione. Che numero 11? Che numero 11 nostro? Controfallo. Che è il Davide numero 11? 11 di loro. Qui che ha sbucciato la palla nostra, Marco? Sì. Rinvio di Lungo. Vediamo una serie di tiri al volo di testa Luis. Azione conclusa, è messo in gioco dal circuito di Maratona. Adesso si sente inutile di si fare di là. Primo calcio d'angolo in favore del circo Togni. Salto di testa Carlo, salta fuori dall'aria. Ancora la palla Marocco. Non arriva sul pallone Marocco. Davide Huesca. Passa Davide De Rocchi. A Davio. Perde la palla Davio. Numero 10 avanti. Al centro corre la palla Gianni, indisturbato, e lascia il portiere Lungo. Rinvio di Lungo. Mosè da solo contro due uomini, viene atterrato, calcio di punizione. Guarda che ci sono attaccato, va! Calcio di punizione a favore del Circo Madrano. Andiamo in aria, abbiamo Stingi, Mosè, Marocco. Tutto il calcio di punizione, palla alla barriera, palla arriva Davio. Davio, chiede gli scambi, si arriva di due uomini, non del terzo, la palla rimane sempre Medrano, passa a Marco per Kingi. Prende la palla a Kingi. Fischio d'arbitro. Vediamo un'azione pericolosa, tiro, gol! Gol! Bellissimo gol del numero 7, ha segnato il circo di Cesare Togni. C'è stata una cosa improvvisata, ma tutto un calcio di punizione all'improvviso e il circo di Cesare Togni passa in vantaggio. 1-0 per il Cesare Togni al 15 minuto del primo tempo. C'è stata un po' di confusione, 1-0 il risultato. Ora vedremo la tattica che userà il circo Medrano per recuperare questo 1-0. Bellissimo gol. E vediamo che la palla va in campo. Davide Huesca. Lungo per Mosè. Salta Mosè. Marco al volo, bellissimo. Passa Marocco. Al centro. Fischio dell'arbitro. Non ho preso la cazzo che sei. Bene, molto bello. A posto che stavo vedendo, Davide Huesca al centro, Mosè, di testa. Fuori.
c'è il gol, sai? No, non abbiamo sentito. Non è una squadra. Non è una squadra, allora, eh? No, non è una squadra prima. Sai che è una Flavio, non credo. No, dai, dai, dai. Calcio d'angolo in favore del Cesare, siamo 2-0 in favore di calcio d'angolo dal centro. Marco mette fuori la palla, arriva Davide Huesca. Davide Huesca, palla va fuori, messa in gioco per noi, passa a Davide. Davide per Davide, sbaglia il passaggio Davide. Voilà, un altro uomo. Ricordo il risultato 1-0 a favore del Ciro Cesare Togni, bellissimo gol il numero 7. Prende Gianni Huesca che passa a Davide. Davide Huesca avanza. Fischio dell'arbitro. In favore del Ciro, batte Carlos Alberto che passa a Davide. Buccia il pallone Davide nella zona morta. Nel fisiatore Gianni Huesca, passa Claudio. Passa Marco, yeah. Perde la palla Marco. Avanza yeah. Numero 11. Bravissimo Carlo, si toglie il pallone. Marco, non mai andato. No, c'è un periodo che andava. Rimessa in gioco del Ciro Cesare Togni. Rocco per Mosè, cambia con Davio, per Marocco, entra l'area Marocco, al centro, Mosè, tiro, per un pelo, bello, pochi bello. Centimetri dal palo, calcio d'angolo in favore del Circo Medrano, primo calcio d'angolo che batte Marocco per Davio, cross al centro, Davio di testa. Salta Mosè, confusione in aria, rinvio di un giocatore, la palla arriva a Davide, non blocca bene il pallone Davide, perde la palla a Circo Medrano. Sempre a piedi, sono veloce, eh? Marocco per... lungo per Davide Huesca, non riesce a superare Davide Huesca, sempre 1-0 il risultato a favore del Ciro Cesare Togni, calcio d'angolo per il Medrano, al centro, salta portiere, rientra la palla Marocco, niente da fare, Davide De Rocchi. Buona stare giù con Marocchini. Cambia con Marocco, al centro, oddio. Fare più su, ragazzi. Marco, veloci. È messo in gioco da Circo Medrano. Davio o Claudio? Claudio, avanza Claudio, perde la palla Claudio, però arriva sempre Davio, sbaglia Davio, però intercetta un pallone che triangola con Claudio, cross al centro, Davide testa di Huesca, tiro bellissimo, colpo di testa di Davide Huesca, è un difensore del Circo, il Cesare Togni mette la palla sopra la traversa. Primissimo piano di Davide Huesca.
primo piano di Davide Huesca, azione pericolosa. Vediamo che il Medrano si sta svegliando un po'. Calcio d'angolo. Claudio Huesca. Claudio Huesca, tiro, ribatte la difesa. Palla sopra Kini, Davio. Davide Huesca, viene atterrato. Fischio d'arbitro, calcio di punizione. Calcio di punizione a favore del Circo Medrano, a pochi metri fuori dall'area. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Fischio dell'arbitro. Tiro di Davio. Rimbatte la difesa. La palla arriva a Marco. Marco non controlla bene il pallone. E la palla va fuori. Vediamo il fallaccio di Marocco. E il Cicche Cesare Togni batte questo calcio di punizione. Dopo in testa di Carlos. Fischia l'arbitro. Davide Huesca. Passa Claudio. Dito per Gianni, al centro, la palla arriva a Marco, passa Davide De Rocchi, alza il pallone Davide De Rocchi, in area, salta un giocatore, fischia l'arbitro. Calcio e punizione del Circo Cesare Togni. Claudio Huesca passa da Davide Huesca che viene atterrato. Calcio e punizione. Al centro, salta Mosè, troppo alto il pallone. Niente da fare. Proprio di assumi per lui. Avanza il Circo Cesare Togni. E te ne viene che lui a prendere. Al centro. Tiro. Alto sulla traversa. Ricordo il risultato sempre 1-0 a favore del Circo Togni quando manca 10 minuti alla fine del primo tempo. Ricordo che Medrano è imbattuto da 6 anni. Flavio, lungo rincorre la palla Gianni Huesca, si libera benissimo di un uomo, però l'arbitro ferma il gioco. Davide, lascia Carlos, passa Davide De Rocchi, sbaglia il passaggio Davide De Rocchi, salto di testa il giocatore. Senti, se io mi metto a vedere la partita, mi metto a vedere. Claudio, prende la palla Claudio, lo conquista Kindi e passa Davide Huesca, troppo lungo passaggio. Tocca il pallone Flavio. Sbaglia il passaggio. Claudio sul pallone. Avanza Claudio. E lascia Davide. Avanza Davide. Perde la palla Davide.
Molto bene quel ragazzato. Nave viene girato molto bene da un giocatore e la palla arriva al portiere del cerchio di Toni. Rinvio del portiere. Stoppa pallone Davide che lascia Carlo. Lungo per Mosè. Mosè, in aria Mosè. Perde la palla Mosè, calcio d'angolo. Chiamata da Marocco. Calcio d'angolo per il Medrano. Al centro, troppo lungo il cross. La palla attorno a Mosè. Che passa Davide De Rocchi. Al volo, tiraccio di Davide De Rocchi. E la palla va fuori. Rinvio il numero 5, blocca Davide Vesco, calcio di punizione, Davide Vesco, lungo per Mosè, non salta neanche Mosè perché è troppo alto il pallone, nulla di fatto. Rinvio del ciclo Cesare Toni. Gianni Vesco. Passa Claudio. Rimessa del numero 4. Altro pallone Claudio. Falta Mosè. Rinvio del numero 8. Hanno una difesa fortissima. Quindi sul pallone. Quindi va al passaggio. Davide. Lascia Davide. Sbaglia Davide. Però Claudio conquista il suo pallone, si leva i due uomini, avanza Claudio, passa da Davide, al centro, fuori il pallone, bellissima azione di Claudio con conclusione di Davide, fuori. Non ce la facciamo, ce la facciamo. Davide, ancora la palla Marocco, lascia andare fuori il pallone il giocatore, mi è stancato, Davide De Rocchi. Vediamo che la palla arriva da Gianni Vesco, avanti Gianni Vesco, al centro per Davide, indietro per Claudio, passa Davide Vesco, tiro, Marocco, tiro, fuori. Bello! Bello, bello. Hai parlato? Certo. Luca, adesso deve fare un po' di profilo. Dai, Luca! Vai, vai, là! E tu ti chiami? Ti chiamo!
Quindi è una cosa importante. Guido ti chiamano là, davvero? Vieni qua, chiamalo. Se ti chiamano là, scusa. Notate il nostro tifo che non è quello contropeda contro il crone, è un po' ammollato, cioè flosso. Speriamo che Lugano ritorni quello di prima e riesca a recuperare il gol subito. Tanto vediamo che il gioco è fermo perché si è perso il pallone. Gianni West. Stai fuori, mi ha tirato Flavio da Claudio. Calcio di punizione a favore del circo. Ma tutto il calcio di punizione, la palla di Archindi. Passo da Davide Huesca per Davide De Rocchi. Per Mosè. Sbaglia Mosè, ma la palla la tiene in campo Marocco, per passo Davide De Rocchi. Quindi, qua arriva Davio, passa Mosè, già rovesciata, pallone va fuori. Salve numero. È messo in gioco, mette la palla fuori Marocco. Marco col pallone per Kindi, rinvio di Kindi, salta Marocco troppo alto. Marco fa fuori il pallone e passa lungo. Rinvio di lungo. Colpo di testa il numero 4. Salta Carlo. Passa Marocco. Marocco sbucia il pallone. La palla va fuori. È nostra, dai. Davio. Marocco. Per Davide Huesca. Tiro Davide Huesca, parata del portiere. No, devo passare. Guarda che casco, ehi! Davide Huesca, per Mosè! Tenta dare Mosè, tira! Rimbatte il pallone, parato del portiere! Mosè segna! Sì. Davide Huesca segna! Mosè segna! Rinvio del portiere, arbitro fischia! Davide Huesca. Non ce l'ho. Davide Huesca per Davide. In aria. Marocco, tiro, rimbalza il giocatore. E avanza il numero 10, che viene atterrato. Tiro da lontano, arriva Marocco che tira. Ribatte la difesa Davide De Rocchi, sbaglia Davide De Rocchi. Claudio esca, entra in aria. Una bella difesa, è il silenzio. Ehi, faccio finire fra solo. Ehi! Sta facendo la fortuna. Sempre 1-0 in risultato a favore del circo Togni. Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo.
Fini sul pallone. La nostra difesa proprio mentale. Rocco, contro tre uomini, l'aria per fischio, calcio di posizione favorevole al Medrano. Davide De Rocchi. Salta Mosè, troppo alto. Davide, tiro! Parato del portiere, bellissimo tiro di Davide al volo. È bellissima anche la parata del portiere del Circo Tom. Rinvio. Marco. La strada dei Rocchi. Lungo per Davide. Troppo lungo, ma la palla arriva sempre a Claudio. Avanza Claudio. Scambio con Davide De Rocchi. La palla arriva a Davide. Si ferma Davide. Viene atterrato Davide. Davide con un fischio, regola del vantaggio. Gianni Vespa. Claudio. Claudio Vespa. Lungo il Crawford Mosè. Mosè tiene la palla in campo. Scambio con Davide, troppo corto il passaggio. Marocco. Marocco si va di nuovo, passa Marco. Sbaglia Marco. La palla rimane al Medrano, con Davide Vespa. Vedi che il Davide è fermo, vedi che il Davide non si smarca. Claudio Vespa, per Davide. Davide. Cross. Salta Claudio. L'ha levata a Mosè, Claudio. Senti. Senti. Ha detto l'ha levata. Vedi, vedi. No. Si è levato così. Ah no. Calcio d'angolo, batte Davide. Saltano due giocatori, Mosè, tiro! No. Calcio d'angolo che batte Marocco. Salve Davide Vespa, Davide Vespa. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo, che si conclude col 1-0 in favore del Circo Cesare Tonni. A risentirci fra 10 minuti circa. Siamo ricollegati con il stadio comunale di Bergamo, dove l'incontro di calcio fra Circo Medrano e Cesare Tonni. Il primo tempo si è concluso con 1-0 a favore del Circo Tonni. Vedremo ora cosa fa il Medrano per recuperare questo gol subito. Tanto vediamo l'azione di Davide De Rocchi. Marocco, passa Davide De Rocchi, al centro, per Mosè, sbaglia Mosè, ma poi arriva Carlo, Carlo, in aria, niente di particolare, Gianni Vespa sul pallone, al centro, Davide Vespa, tiro, casino in aria, Mosè sbaglia clamorosamente il pallone davanti al portiere, fuori. Azione pericolosa del Medrano che si conclude con un tiro di Mosè alto sulla traversa. Ah, tale stesa. Proprio destra di Carlo Alberto. Ancora il pallone Quindi, viene spinto Quindi e...
Quindi sul pallone, scambio con Marco, perde la palla Marco, la riconquista Flavio. Flavio contro Quindi. Adesso mi sono giocato rete. Torna Marco. Marco per terra. Rinvio di lungo. La Rocchi viene fermata per la maglia. Calcio di punizione a favore del Medrano. Davide Huesca. Parata dal portiere. Prende la palla Davide Rocchi. Lascia Davide Huesca. Davide Huesca avanza. Entra in aria. Ma gli viene tolto all'ultimo momento il pallone. Rimesso in gioco del Medrano che lo batte alla bocca. Non è una difesa proprio. Per Davide Huesca. Ha tirato Davide Huesca. Rimesso in gioco del circo di Cesare Tondi. Rinvio di Gianni. Rincorre il pallone Carlos. Serve la palla Carlos. Con questo pallone Carlos. Viene atterrato Carlos nel numero 15. Calcio di punizione in favore del Medrano. La batte Davio. Corto per Claudio. Ma guarda Davio. Davio che non va. Marco sul pallone. Passa Davide Huesca. Che viene atterrato Davide Huesca. Che è che ragazzi tu? Non so. Ma che sta in proprio diritto magari. Calcio di punizione del Medrano. Al centro. Salta uno di testa. Non arriva sul pallone. La palla va fuori, la batte Davide. De Claudio, al centro. Marco, anticipa il giocatore, lascia Davide Huesca. Scambio con Marco, entra in aria. Marocco, Marocco in aria, tiro. Attraverso sulla porta, nessuno si mette il piede e la palla va fuori. Sempre a piedi, Davide Rocchi avanza. Il Davide al centro, rinvio un giocatore. La palla arriva a Marco. Ferma la palla a Marco. Passa a Carlos Alberto. Scambio con Marocco. Passa quella del pallone Marocco. Torna la palla a Carlo. Per Davio. Davio in aria. Comunque il Davio è troppo più. Mi ha tirato Davio. Oh.
Calcio di punizione. Il minimo lo vedo. Un'area. Parata un'area. Non dovevi fischiare la regola di vantaggio. Calcio di punizione a favore del Circo Medrano. Perché non fa entrare Marrocchino questi cilindri qua? E così. Lavio sul pallone. Inizio Marrocchino, inizio Marrocchino. Cross, Marocco di testa. Poi arriva Marco. Un aggancio al pallone Marco. C'è Carlos dietro. Marco passa indietro a Kindi. Lungo Kindi per Mosè. Troppo corto passaggio, ma Gianni sul pallone arriva. Claudio. Claudio Wesca. Marocco. Marocco entra in aria. Per Claudio Wesca. Tiro! Oh, oddio. Rompe il video. Stiamo rompendo lo so. Non fa video qua. Eh? Non video qua. Sì, sì. Oh, non c'è gusto, non c'è. Ma che dire, eh? La difesa è fuori. È messo in gioco Cesare Togni. Palla Carlo. Per Mosè. Viene aggirato Mosè. Veloce. Kindi. Kindi avanza. Viene spinto Kindi. Dove? Chi è quello là? Marocco. Marocco. Passa da lì dal centro. Tiro fuori. Davide Wesca. Entra Davide Wesca. C'è ancora Davide Wesca, eh? Oddio. Marco, Davio, portato il pallone, non arriva sul pallone, bellissima azione, contropiede dei Rossi col numero 8, contro da Kindi, c'è la mano numero 8, da Kindi gli mette il pallone fuori, entra nell'ala, si sa che cazzo fa il film. Dove? Guarda, squadra. Questo è il chi? No, adesso metto avanti. Questo è il mio vero. Lo metto avanti. Calcio d'angolo a favore del circo di Cesare Togni per batterlo Flavio. Cross al centro, esce lungo e blocca. Davide De Rocchi. A Claudio al centro. Lascia Marocco. Marocco per Mosè. Al centro. Di prima. Marocco conquista benissimo il pallone. Esce lungo e blocca. Marco.
Questi due sgrevoli qua. A Claudio. Come mai è frenato qua? Dai, lì c'è un po' figlio. Il museo. Il museo. Ah, dai, vediamo che c'è una situazione nelle file del Medrano. Entra Alex ed esce il numero 3, Marco. Esce un difensore, entra una punta. Ci spiega la situazione che ha avuto il nostro coordinatore tecnico Dario Casartelli. Fare entrare una punta e uscire un difensore. Vediamo che intanto il gioco lo prende con un calcio d'angolo a favore del Medrano. Marocco. Parla adesso. In pochi minuti è il fine del Medrano. È entrato Alex al posto di Marco e Daviso al posto di Mosè. Intanto vediamo sull'altro Marocco che perde il pallone. Però la palla arriva sempre a Claudio. Tiro di Claudio. E la palla va fuori a pochi centimetri dalla porta del circolo della palla. Calcio d'angolo in favore. Cross. Entra Alex. Arriva sul pallone Alex. La palla arriva a Davio. Di testa. Allora mi chiedo una cosa. Devo dare una cosa. Marocco, Cordavio. Andiamo. Non giro lì, non giro scala. Lucio il pallone Luis, il portiere è subito pronto a bloccare il pallone. Caro santissimo giocatore. Mio fratello c'ha la malice. Lui appena vede che ha fatto un piccolo fallo si ferma lì. Andiamo a perdere, ho detto io. No. Sì. Non è possibile. Davide Huesca, perde la palla Davide Huesca, la riconquista Claudio. Al centro Claudio, per Marocco, tiro, gol! Gol! Medrano pareggiato con Marocco, meritatamente il Medrano segna questa sua rete, 1-1. Prendiamo un primo piano del Marocco. Ha segnato Marocco. Bellissimo tiro di Marocco e Medrano pareggia con Tico Cesare Togni 1-1. Signori, il Medrano più di mezz'ora che attacca, molto sfortunato. Guardate il nostro tifo come si è seguito. Guardate adesso il nostro tifo come si entusiasma. 1-1 pareggia il circo Medrano. Vediamo il nostro piccolo. Il nostro coordinatore della squadra Ugo De Rocchi molto felice per il pareggio del circo Medrano. Ora vedremo Gianni Huesca sul pallone, lascia da fuori la palla Gianni Huesca, passo a Davide, Claudio, lungo per Marocco, autore del gol, troppo lungo il passaggio. Dai gol, eh? Cazzo! Oh.
spero più. Calcio di punizione fuori del circo, cercare Tony. Salta Gianni, salta il portiere. Si deve fermare di più. Davio. Per Ale. Ale, in area. Tiro. Gol! Gol! Segnato Ale. Gol 2-1 in favore del Circo Vedrano. Ha segnato Alex Rossi, signori. Dai, guardate i nostri giocatori. Guardate l'entusiasmo di Alex Rossi che ha messo in vantaggio la squadra del Circo Vedrano. 2-1. Due gol in pochi minuti. Primo gol Marocco di pareggio. Qui toccate che è il nostro commissario tecnico Dario Casartelli, in sostituzione ha fatto entrare Alex Rossi, una punta, ha fatto uscire Marco, un difensore. 2-1 in favore del Circo Medrano. In giro di 5 minuti, due gol, uno è vero dell'altro. Bravissimo Alex Rossi. Cazzo, non credevo. Ha fatto bene a pagare 10 minuti di secondo. Che è uscito il portiere, sono cacciato. Eccomi. Certo, il portiere sta andando via la mano. E questo è il buco? Sono più forte, come non lo fanno. Sto guardando che alcuni componenti del circo di Cesare Toni stanno parlando che veramente il circo Vedrano è superiore al circo di Cesare Toni. Non lo vogliono ammettere, ma dato dal risultato possono capire che il Vedrano è più forte, la forte squadra di tutti i circhi in Europa. Vediamo Helmut Rosini che sta scambiando le sue opinioni con un altro giocatore e ammette che il Medrano è molto forte. Allora, 2-1 il risultato in favore del circo Medrano. Vediamo che il circo Cicotoni fa da funzione, è entrato secondo portiere. Vediamo che i due linee non hanno messo un po' di confusione nella fila di sera. Parla come ti dico, ma no, ma come va piano? Come va così piano? Come io? No, è così, è così. Vediamo che il vantaggio del Circo Medrano ha messo un po' di subbuglio nelle file di Cesare Togni. C'è stata un po' di confusione. Sono cose che possono capitare dopo aver subito due gol in giro di 4 minuti. Che è? Non urlate più? Si vede là, non urlano più? Guarda che forma, guarda giù. E' pronta. Dario sul pallone. Passa a Kindi. Kindi avanza. Tiro di Kindi. Bellissimo. Ah, il portiere. Bello.
stupendo tiro di Kindi in elevazione con un colpo di rene, il portiere mette la palla sotto la traversa. Calcio d'angolo a battere il Marocco. Se non andate il portiere lo stile. Calcio d'angolo che batte Marocco. Sbaglia il calcio d'angolo. Chi è Alex? Chi è Alex? Sì. Sì. Ma giocava fuori prima quello. Claudio Vesca. Rinvio del numero 5. Carlo scusa però non c'è dietro Davide che ferma la palla. Passa Carlos. Bravo Carlos. Calcio di punizione per il circo di Cesare Togni. Davide, tiro da lì. Sì. Pronto la rinvio di Carlo. Dai, il nostro pista, dai. No, vediamo il nostro tifo che cambia zona. Passa di qua il quarto opposto del campo. Tanto vediamo che il gioco continua con un'azione pericolosa del circo di calcio d'angolo. Esce lungo e che poi la fa di Claudio del campo. Tiro al volo. Fuori. Vai, 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 vai tranquillo. Paro Alberto per Kindi. Avanza Kindi, velocissimo Kindi. Cross al centro, Ale tiro! Madonna quest'anno! Bellissimo cioè. Tiro di Ale! Che è un centravanti di primore qua! Ti prega il posto al museo! Porco Dio! Questo è l'Alex, ehi! È l'Alex! Bravo Ale! Ah, ci vuole un primo piano! Primo piano del nostro attaccante Alex Rossi, che ha segnato il secondo gol per il circo medrano. Ha fatto questo bellissimo tiro. Bravissimo Rossi, tiro di Ale Rossi al centro, falta d'avviso, la palla arriva Claudio, Marocco, porta spazio. Che lungo stanno. Quindi di testa. Ancora il pallone d'aria, troppo lungo. Che lascia andare fuori il pallone. Marocco, Davio, perde la palla Davio, è conquista Marocco,
sarà anche il cuoco qua poi. Si vince con una rete di scarpa. Chi è quello? L'altro da rete? Sì. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene, eh? Allora fa un gol. Sì. Lotto. Ah, lotta sarà. Ah, quello là, l'altro, sì. Vabbè, un video. Flavio, passa Claudio. Claudio, in centro per Davio, rincorre il pallone Davio. Al centro per Quindi. Quindi, si deve di un uomo, tira. Alex! Non arriva sul pallone e la palla va fuori. Avete finito di girare? No. E qua è finito, qua si finisce alla fine della partita. Gianni Vesca di testa. Il petto Claudio ferma il pallone. Perde la palla, la riconquista e passa. Niente, tutto da solo. Ho messo in gioco nostra per Claudio. Carlo è valentissimo. Tiro di Claudio, alto sulla traversa, niente di fatto. Tiro bene ragazzi. Una serie di tiri al volo, alla fine Dario blocca il pallone, passa per Daviso, è troppo lungo. Beh, Daviso, che cavolo mette una forza, adesso siamo sinceri. Quindi, sbaglia quindi il tiro, e lascia le forze. Sempre il piano del tiro. Primo piano del nostro, bravissimo, quindi. Tanto denuncio che manca pochi minuti alla fine della partita. E messo in gioco di lui. Rinvio di Davide Vesco. Salta Davio. Entra in aria Davio. Perde il pallone Davio. La prende Marocco. Contro tre uomini. Gli tolta la palla a Marocco. Però Claudio riconquista. Che passa Davio. Per Marocco. A Claudio. A Davio. Lungo. Anticipato un giocatore, la palla arriva in area. Ma fa un tiro a me. Vai Davide! Vai Gello! Bellissimo anticipo di Gianni Vesca. Ma guarda qua, come si blocca qui? Come si blocca? Si gira un attimo. No, non sta premessa, quindi. Aspetta. Bella partita. Pronto! Ale sul pallone. Si vede un uomo. Ma guarda l'Ale. Viene atterrato Alex. Alex c'è la rivelazione di Migliato. Tu perdi l'ultimo grido. State qua adesso. Ehi, stai qua. Calcio d'angolo per il Circo Medano che la va a battere. Anzi no, rimesso in gioco. Ah,
rinvio di Davide Huesca al volo in aria, colpo di testa del giocatore, alza il pallone Carlos Passacchini, palla arriva a Marocco, Marocco tiro al centro, sbuccia il pallone Allen, ricorre la palla da viso, mantiene in campo la palla, cross al centro, Davio entra sul pallone, rinvio di Luis, arriva King, Paviso alza il centro del Marocco, fischia l'arbitro, quindi sul pallone, lascia a Carlos, lungo per Alex, fischio di fuorigioco dell'arbitro, blocca Davide, lascia Kindi, cambia con Carlos, avanza Carlos, cross al centro, esce il portiere, in due tempi perde la palla il portiere, perde la palla con le mani Davide Huesca e calcio di punizione in favore del circo di Cesare Tonni. Bellissimo calcio di punizione, ma la palla va fuori. Deve andare un po' più alto per essere meglio. Stai accendo, guarda. No. Oh, para, oh. Forse che devi prendere ancora adesso. Sì, sì, sempre diretto. Cos'è il zoom? Questo deve essere attaccato, se no lo vedi così. Cos'è che la risa? Per vedere se quando è attaccato o se è staccato. Ah, se morto, no? E lì c'è la ricetta. Quando è staccato viene la riga. Deve essere attaccato quando è così con la lente. Hai visto quel cazzo del figlio della Adele come gioca? È la seconda volta che gioca lì.
Ma chi? Se Johnny è morto, possiamo fare più neanche ancora. Quello sono 2-1, no? Sì. Davide, Walter, ti metti questo dentro lì? Boom. Cazzo, quello che non tiene più non lo mangiare, se no lui. Non parli più Gianni? Dai. È durissimo la presenza. Oh! 5-1 ha detto che perdeva la massa. Adesso siamo a 3. Questo carino gioca, no? Matteo, il marocchino è tutto rosso infatti. Ciao! Sì. Andiamo, mamma? Io ho il pantalone che si è tutto pisciato. Come non andiamo questo, dai? E noi da sì. Sta bene, grazie. Non fare, non fare già niente. Non c'è la luce oggi alla mano? Lui si è trovato un sacco di gol. E tutti di testa. Dai Johnny! Adesso comincia la falsata, Johnny! Che nato! Prima di una cosa di gli altri, avevo finito oggi. Basta con
È quarto. Davide, perché non ha passato indietro prima? Su! Perché mio papà ha fatto la bicicletta tutta di roba, no? Sì, e mandava mia a fare la scena di quella lì. E io che si vergognava. Quanto era rosa. Ma dove l'ha fatta prima? È stata te? È stata per me fare la spesa. Anche mia mamma l'ha lasciata. Dove andiamo?